Vediamo un po' se sì, siamo in live. Perfetto. Siamo qui con Emily Wilson, Pattuglia. Io ero sbattuto DS. Ok, mi sono sbattuto DS. Dove sei tu? Io? Sì. Centrale. Andiamo a battere insieme? Ah, aspetta, fammi vedere, metterò la carabina dentro la macchina. 180 che l'ho persa prima dell'azione. Appena è stata una rapina. Ho fatto una bella rapinozza. Ne abbiamo uccisi 3 e il 4, ma 3 sono i documenti che abbiamo avuto. E poi gli altri ci hanno uccisi a noi, però. Purtroppo. Penso solamente 4 morti, non so se ne abbiamo fatti di più. Hello, ciao, Grave. Il micro. Dove sei? È in In centrale. centrale. Vengo a prenderti lì. Ma Ma davvero davvero ci ci sparisce? sparisce? Si sparisce. Sparisce Sparisce o o rimane? rimane? Chi? La vernice. Solo se smonti le armi. Sparisce. Le armi le devi smontare solo quando muori, quindi speriamo che non devi mai smontarle. Sali. Andiamo a fare anche benzina. Ciao Diego Fire. Microfono attivato. Muore troppa gente questa città. Dei funerali. Questi giorni sono pieni di funerali. Oi. Microfono Ah, devi scendere. disattivato. Arrivo subito. Rileva 100 dollari. Ciao Demi. Ok, sali pure. Sali pure.
Come non si sente nulla? Mi devi prendere in giro. Cioè, sei tu. Cioè, sei tu che non senti, non ha da. Sì, sempre sentiva, raga. Fatemi prendere questi infartini, cazzo, cioè. Mi senti che parlo spero così? Mi senti? Dai. Così, anche se parlo così mi senti? Hi. Dai. Ok, perfetto. No, sono delle prove. Apposticol. Viene della Burger Soprano? Cioè, ce l'ho alcuno. Ho visto che è aperto. Rispondi. Presa Presa. da un altro. L'hai presa tu? No, non No, l'ha l'ha preso un preso un collega, collega. forse. Vediamo chi ha presa. Chi ha Microfono preso la chiamata? attivato. Sono a 500 metri dalla chiamata. Sì, vabbè, hanno rubato, stanno richiamando, rispondete. Sono qui a 500 metri. Invece io ero sul luogo della chiamata, che sono qui a 500 metri, ok? Ora 100 metri. 50. Arrivato. Non c'è nessuno? Sì, c'è uno lì in mutande dentro. Avete Avete chiamato chiamato voi? voi? Ciao, scusate, sono così, mi stavo cambiando. Salve. Ho sentito uno sparo e praticamente mi hanno rubato l'autovetta Supra. Che auto è? Toyota Supra nera, nera Toyota opaca. Supra nera? Sì, nera opaca. Perfetto. Praticamente ma ovviamente sono andati in quella direzione. In quella direzione verso destra, capito? Sì, sono andati dritto, sì. Va bene, chiami un taxi intanto, signore. Eh sì, mi finisco di Vabbè, la portiamo cambiare. noi se si cambia velocemente dei pantaloni intanto. Sì. Ecco. Microfono Il attivato. signore qui sul luogo del un attimo. Che cazzo ha fatto? Il signore sul luogo della. Ok, il signore sul luogo della chiamata denuncia il furto della sua Toyota Supra nera opaca. Ha sentito uno sparo e poi è sparita la macchina, quindi. Se vedete una Toyota Supra targata, signore? 074 Targata ASK. 074 AFK. Ricevuto? Dopo la pausa cena procedo a cercarla. BC4. La prossima volta per favore segnalate e andate in pausa cena, grazie. Ok, venga. Dove ha la macchina più vicina? Signore? Che cazzo c'ha? Ma è Microfono crashato il server? Ah, attivato. oh, ehi. Ehi. Mi ricevete? Microfono attivato. Utente, Sei ma è in crashato il radio server? nel canale. Ma sono Sono crashato crashato io? io? No, è crashato il server, è crashata. Ma anche Ragazzi, TS è è crashato il crashato. server? Ragazzi, mi ricevete? Arrivo subito, Sei eh? entrato nel Ragazzi? canale. Sei entrato Sì, nel è canale. crashato. Sta crashando tutto.
Mi senti? Che palle, crash. Senti? Mi senti? No, ancora giusta, perché cazzo, morte. Mi senti? Sì, sì, sta laggando il disco di TS pure. Ok. Vabbè, è tornato sul server? Non so. No. No. E niente, crassa, crassa. Cosa faccio andare a mangiare un arancio? Beh, sì, per io sì. Beh, non posso tanto. Tu o... Eh? O il TeamSpeak che sta laggando? Come mi senti tu? Adesso sì, ti sento bene. Non lo so, comunque... Se tu vai, ma puoi anche portartelo lì al PC l'arancio, sai che ti conviene. No, mica schizzo sulla tastiera. No, ma non è ancora... Minchia, se doppi sensi che partono questa cosa. Vabbè, comunque doppi sensi, schizza sulla tastiera lo succo di arancio. Comunque non ridere, non c'è niente da ridere. Schizza l'arancio, perché ridi? Sei malpensante, non è colpa mia, Comunque, no, vai, però se... No, è ancora crashato, è ancora crashato. Se il server torna su, torna on, io ti abbandono lì, C'è molto poco. Vai veloce, ciao. Mangio e torno. 5 secondi. Sì. Solo 5 secondi e vedrai che delle palatine ti innamorerai. Sì, vai. Arrivo. Crash. Oh, muori molto, 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 ti sto facendo. Server on supporta 130.
Porta 30, 100 e 30. Sì, ho visto, ho visto. Infatti sto già loggando. Ok, sono già loggata. No, non è quello che sembra, no. No, non è quello che sembra, signori, non è quello che può sembrare. Eccomi. Tornato app? Sì. Arrivo. Sto già in centrale. Non c'è niente di meglio di una frutta fresca. Sì. Come stai tornando in centrale? Sì. A piedi. No. Ho preso il prestito una macchina. Ah. Mia, ma hanno cambiato la porta? Hanno cambiato la porta, vero? Sì, 130. Può bere anche cazzo. Servizie. No, questa macchina va bene, manco questa, neanche questa. Oh, palle, manco questa. No. No. Oh. No. La macchina quello non l'hanno rubata più. Vabbè, fa lo stesso ormai. Questo server non c'è bisogno neanche di fare più la denuncia. Oh, tutti questi lampeggianti e merda. Oh, vuole lampeggianti tondi, a parco giugolo. Giungla. Oh là.
Scena, eccola qua, è la mia macchinina. Tu sei rimasto sui piedi, vuoi che ti venga a prendere? No, no, sto venendo. Ok. E niente. Ok, venimi a prendere. Salve. Venimi a prendere. Salve. Sì, arrivo. Quanta gente. Ciao, la gente Wilson. Ah, avete bisogno? Ah, facciamo con Luigi, le sue tre, grazie mille. Bene, io vado. Dove sei? Codice postale 350 e 351. 350, 351, sì. La strada. Sono un chilometro e 40. Per andare verso il 356. Sì, sì. Ti è capotato un auto. Dove sei? Ah, eccoti. Oh, troppo. Lo accendiamo. Scendi. Bene, bene. Ok. Ah, 100%. Sali pure. Luigi Soprano? Mi riceve? Luigi Soprano, mi riceve? Sì. Le ho dati lo stipendio, vieni presente in centrale. Sì, un attimo, finisco. Contatta anche il sergente Morris, se lo vedi. Microfono disattivato. Ok.
Signor Felice, sono sempre io. Sì. Perfetto, sono in centrale di polizia. Dati sì. $10,000 di stipendio. Sì. Perfetto, arriva il signor. Grazie. Vai a depositarlo. No, ma solamente Morris devi firmarmi, perché lui ce li ha. Tanto Wallace ce l'ha. Mi ha chiesto Morris se poi è possibile che me lo dai a me e poi glielo do io a lui. Non posso, uno okay. Una. Beh, mo te lo porto che vado in ospedale a prendere. Signore, non può parcheggiare qui. Sono il medico, mi ha chiamato un paziente. Ma dov'è l'auto medica? Signor, non ero in servizio. Ah, va bene. Ma lei, ogni volta che cazzo mi vede, fa domande. Beh, signore, sì, lei dice di essere in emergenza con un caro funebre. I medici, anche se non ero in turno, ho dovuto. Beh, dai, dottor, vieni, dai. Cioè, io ogni volta che bene, che si fa domande incredibili. Come si sente? Bene. Sicuro? Sì, mi hanno già tirato su il pantalone, mi hanno detto che dovrebbero avermi colpito di striscio la pallottola. Mi scusi, ma l'ha colpito di striscio una pallottola? Ma venghi subito in ospedale. Siamo qua, come faccio a muovermi? Ho bisogno di aiuto da un collega. Ma nessuno le ha risposto? No. Ma com'è possibile? In caso mi potete aiutare a metterlo nella macchina mortuaria? No. Branchiacavallo, no. Dove sei? Lo so che è dottor Bell, dov'è? Ci fai qua, Gregory? Scusami? Che ci fai qua? Se, in pratica avrei sto aspettando Nicolas. Ambulanza, okay. Quanto meno un letti. E Serena anche. Va bene. Santo, tu sei sparito. Scusi, lei come si chiama? Gerald. Gerald, dovete aiutare a portarlo in auto. Dovete aiutarmi a portarlo in auto. Ma voi siete in servizio o no? Che non ho capito. No, non siamo in servizio. Ma avete Santo in live che è di quello in pattuglia. Sì, ma poi gli ho detto che andavo a mangiare. Ciao. Poi comunque va. Sono Morris. Sei entrato. Ok, perfetto, venga al banco, Matteo. Ragazzi, se mangiate, date via dalle Adam. Andiamo qua. Vai a depositare. Sì, arrivo prima. Dai, andiamo, collega. Cosa? Wilson. Sì? Sono tornato adesso. Chiedi se c'è una copertura disponibile. Chiedi a... è Perkins, cioè. Chi c'è? Chiedi a Perkins, cioè. Perkins è disponibile? Per una pattuglia? Sì, finisco la pausa e arrivo. Aspetti il centrale, quanto ci metti più o meno? Che succede? Niente, mia indagine. Dovete correre con le sirene? Sì. Ah, va bene, buone indagini. No. Vabbè, torniamo in pattuglia, Rio. Rio? Sei mutato. A me? Sì, andiamo in pattuglia. No, aspetta. Aspetta un secondo. Dove sei? Sono nel camerino un attimo.
Carmen? Carmen? Successo, stai piangendo? Microfono disattivato. Ciao Mauro, sì, ci sono tantissimi funerali ultimamente. Troppi. Microfono attivato. Sei? Che devo fare? Vieni fa, fuori in pattuglia. Ok, ci sto. Dove sta sergente? Sono davanti a te, non c'è adesso. Ok, scusi, trovo l'agenda in giornale. Esatto, Mauro, sì, ma è così, uno fa il wipe e muore. Uno muore, si fa fare il wipe e poi entra un nuovo personaggio, ma è così che si fa. Microfono attivato. Mettere l'autobelox. Oddio mio, ho spiegato il palico, la macchina e il palo. Non c'è nessuno. Bella. Sì, infatti. Guarda che là, scendo io. Quanto stava andando? Andava a 88 quando l'ho preso per andare più veloce. Qui. Non aveva là? Eh? Non aveva là? No, ho detto andava più veloce prima, ora va tanto, andava 88, però andava più veloce. Signorina? Ciao Rio. Abbiamo un po' superato i limiti. Lo so. Qui ad Antre stiamo facendo un traffic stop. Signorina Chantal. Aspetta, il numero postale 373 sì. / 379 in mezzo. Metta le chiavi sul cruscotto. Mi dia il documento. Sì. Io faccio la multa. L'1%. No, non parlerà. Chi è? Chi è? Va bene, Chantal. Chantal Minog, come che ti chiami Chantal di cognome che non lo so nemmeno. Minog. Dai, puoi andare se tutto è regola. Grazie. Nessun problema.
Chantal. Collega. Eh? La Chantal. Va bene, va bene. Microfono attivato. Wilson. Sì, ti dicevo. Sì, ti dicevo, Waves, dimmi. La Securo serve, chiede i giubbotti, glieli possiamo dare? Sì. Sei sicura? Certo, certo, possiamo darli, però dovete segnare a chi le passate, ognuno delle persone che passate, quelle passate. Che bello, io questa macchina la riconosco. Qua? Nessuna. Sto correndo! Passaggio? Sì, andiamo. Dai, lo chiedo io e non sale, sto puer qua. Bene, non si sale con gli sconosciuti. Non scendete. È scappato stamattina dalla polizia quell'altro, mi vuole da un passaggio. Perfetto. Grazie. Ecco qua. Chi è che voleva il cosa? Va bene, grazie mille. Tranquillo. Com'è? Chi è che voleva il... Ci vediamo stasera. Che... Sì, alle 10 tanto, vero? Sì, sì, sì. Ce li ha dati Waves. Wilson. Sì? Chiede lei i documenti, signori, mi sono dimenticato. Sono un attimo... Secondo me devo... devo vedere il documento che ho. Grazie, grazie, grazie. Cazzo, sui documenti, sui giubbotti. Te l'ha mandato Nicola Scuolo Nuovo? No. Buongiorno, allora aggiungi anche i nostri nomi, allora. Ma fammelo mandare via mail, magari. Sì, sì, sta arrivando adesso, Era andato fuori comunque, città. Comunque, sì, e poi bisogna ancora rinnovare le autorizzazioni della Securo, serve. E quello ne devi parlare con Nicolas, perché... E gli ho detto di rivolgersi in avvocato, l'ha parlato a te? Se dici chi è il capo, abbiamo già fatto tutto. Io l'ho già Lo so, ma lui deve venire a parlare qua per le autorizzazioni. Se no, non è valido nulla. Sì, sì, ma l'ha detto ieri. Non so se abbiano dormito dopo aver ricevuto le cose. Perché nessuno ha scritto da nessuna parte nulla. Oh, signore, ma glielo abbiamo mandati ieri le copie. Ma chi avete mandato? Il capitano? No, c'erano solo dei cadetti. I cadetti no. Ho capito, Emily. Ha parlato con chi ha trovato. Io poi per email l'ho mandata. Sì, ok, ma capisci che le autorizzazioni ufficiali sono cose da persone più alte in grado. Capito, Emily, però sono cadetti, se non sanno cosa devono fare... I cadetti non possono farlo, perché non sanno cosa fare. Ho capito, ve lo devono mandare a voi, infatti. Ci eravamo accordati che ve lo mandavano loro. Esatto, gli abbiamo detto mandate al capitano. Non lo so, due nuovi che io non ho mai visto, Emily. Fate niente, sto qui, il signore che è il nuovo titolare, diciamo, il nuovo gestore, perché io devo avere tutto. Intanto ti inoltro io, se vuoi, il contratto nuovo con la sua firma, poi per il resto te la vedi tu, però intanto ti mando via. Io qui c'ho ancora 10 dipendenti su... Di quello se ne deve occupare lui. Quando ero PM avevo parlato io con Alexander, ora non so chi lo faccia. Avete entrambi il giubbotto per il giubbotto voi? In teoria sì, io lo mettevo sempre quando ero... ma ce l'hai porto darmi per il giubbotto? Non so se me l'hanno mai fatto. Io penso che lo dovrei fare. Sì, distretto di... Ora? Dopo mesi che si era sicuro me l'hanno sempre dato, prenditela veramente. Con chi me lo dava a caso, allora, scusa. Noi siamo stati assunti adesso, Emily, dovete sapere che... No, se vedi che la gente non vi chiede i documenti, non fate i furbi perché non pagate, diteglielo, nonna. I furbi, Emily, io ho lavorato qua dentro per un mese e passa, sì. Me lo davano senza scrivere. Nessuno segna nulla, non so la carta in tasca. Per dirti, Emily, al quarto rinnovo si sono salvati il mio porto d'armi per il fucile. Sceriffo, polizia, la pistola fucile, tu hai? Polizia, c'è qualcuno che stava inseguendo una corvette nera? Oscura? Anche voi, sceriffi, per caso stavate inseguendo una corvette nera? Oscura? Regà, silenzio radio 30 secondi, per cortesia. Negativo. No, non c'è. Qua dicono che è negativo. Lo vuoi fare? Fammelo, Emily, che ti devo dire.
Beh, comunque una corvette nera ha fatto rissa, cioè uomo che ci sta dentro. Ok, allora glielo dico io, la visione radio. Allora, signori, c'è stata una rissa al garage Ed centrale, è è scappato. scappato un uomo in questione con la corvette nera. Va bene? Altro? Corvette nera oscura, non capisci se era blu. Sono 150 dollari. Te li Corvette che prendo. modello, però? Che corvette quale modello? Non lo so nemmeno io. Me lo Me lo chiedono chiedono in in radio. radio. Non lo sanno il modello. Non lo sa il modello, signore. Vabbè, comunque si trovate una corvette. Vabbè, tanto il Quello che mi ha fatto via mail, il signore è in garage contratto? centrale, no? Sì, è il contratto della Securo Serve. Che abbiamo Ok. dato anche ieri ai cadetti, ma Allora andiamo a fare un controllo. Ok, andiamo Rivera? Andiamo Sayonara Rivera. Peppino. Andiamo Rivera, garage centrale. Spostati radio con Microfono lui. attivato. Microfono disattivato. Un utente è Ok. andato in un altro Ok, canale. quello è fatto, ok, a posto, puoi andare. Perfetto. Perfetto, ciao. Giovotto è già andati? Sì, Sì. ce li ho E dati. mi deve passare i documenti di novità. Vabbè, allora, io vedo qui, vabbè, Alexander Alfieri devo toglierlo, poi Frank De Santi, Raffaele Poi Mariani, penso che tu debba Raffaele togliere anche Mariani puoi togliere. Frank. E Comunque, Raffaele. cioè, Frank De Santi. facciamo così, Emily. Appena arriva Nicolas in Cioè, io ho città, Alfieri, De Santis, ascoltami, Mariani, Emily. Marshall, Wolfwood, Riis, Serra, Soprano, Proietti, Pistone. Sì, a parte che manca qualcuno ancora, mi pare, oltre a noi due. Comunque, appena Appena arriva arriva Nicolas Nicolas in città, lo faccio venire qua, appena libero, e ti ma faccio dare l'elenco nuovo. io non posso darvi nessun giubbotto e nessun niente se non ho un documento che mi assicura che voi avete siete dipendenti. In città, Nicolas. Te lo chiamo subito, sì. Guarda perché. Io adesso guardo il contratto, qua lo sto aprendo un attimo. Nicolas, devi venire in centrale perché allora alla polizia non risulta il contratto quello che gli hai mandato ieri ai due cadetti. Sneaky chiocciola Discord, dice Emily. In più risultano dei nomi di. Ma non è mandato nulla, è fuori per mandarli a me, alla mia mail, fuori. Praticamente io e Serena non risultiamo e ci sono altri dipendenti se li vuoi cancellare dalla lista e cose così, altrimenti non ci possono dare il giubbotto per stasera. Ok? Va bene, sì, ti aspettiamo qui, ciao ciao. Sta arrivando Emily. Ecco, abbiamo Abbiamo scoperto scoperto chi era chi il era il cadetto. cadetto. Sì, poi devo È bello farli parlare. che noi gli abbiamo detto, appena vedi o senti il capitano, il sergente, il tenente, il vice, chiunque Comunque sia, sia, mandaglielo. sì, in Sì, realtà sì, io sì. gli avevo detto anche di caricarlo direttamente nel database della Quello che polizia, mandi che tu, il chi è contratto per assicuro lui. serve, cos'è che sarebbe in pratica? È la rettifica, quel contratto lì, di chi è il nuovo titolare, perché prima era intestato ad Alexander e ora è intestata a Nicolas. Quindi quello ti rettifica che la persona di riferimento per cui devi parlare per la Securo serve a Nicolas, e non più Alexander, ovviamente. Tu mi ripeti Hai su, capito? avevo, no, mi stavo scrivendo una cosa sul tablet e ho dovuto distrarmi un attimo. Emily? Ripeti per favore. Ho detto, quel contratto, il nuovo contratto della Securo serve per cui la prende in mano Nicolas dopo che è morto Alexander. Ok, e devo fare Quindi quindi per una nuova ogni autorizzazione, poi. cosa relativa alla Securo serve tu devi fare riferimento a Ok, quello che ti dice l'avvocato, Nicolas. L'ho diciamo, in questione che ha firmato fatto. io, Emily. Hai firmato tu sotto? Sì, ho rettificato io il Io vedo contratto. firma richiedente Nicolas No, Wolfwood. ma nel contratto ci deve essere solo la sua di firma, poi viene Ok. protocollato nel Ma. database del tribunale. Ok, ma
Mi confermi quindi che allora è tutto fatto legalmente? Sì, abbiamo. Ma io come faccio a sapere che lui magari non ha rubato l'azienda a qualcuno? Magari da refirio. Alexander è deceduto. Ok, ma capisci, Alexander magari aveva un ereditario, qualcuno da cui ereditava l'azienda. Non è che. Cioè, non io devo sapere, essere sicuro con un avvocato e si è messo d'accordo. O si scioglieva o la prendeva qualcuno, semplicemente. Venire. Ok, quindi in automatico si passa a lui. Sì, hanno parlato Mortimer e Nicholas, che erano i due, diciamo. Erano i due gradi sotto e Mortimer gli ha detto: guarda, fallo tu, non ti preoccupare, almeno hai qualcosa da fare, visto che lui c'ha il concessionario. Ok, quindi tu, Serena, cosa che hai tu, un contratto tuo con la tua firma? Sì, io l'ho già protocollato nel database del tribunale. Me lo puoi passare pure quello? Serena? Quello lì è il protocollo, viene segnato solo nel database del tribunale. Ciao Pasquale. Sei da Secolo Serve? Sì. Oh, che bello. Allora buona fortuna. In tutti i contratti che esistono, Emily, il protocollo è segnato solamente dentro il database del tribunale. Sì, adesso. Allora creerò questa nuova autorizzazione da parte di Wolfwood. Per vedere mi passa le cose a me? Le passa? E ora gli abbiamo detto di venire in centrale, quindi immagino che ti passi tutto poi quando arriva qui. Arrivederci, vediamo. Ciao. Ciao Pasquale. Ma Frank De Santis, che fine ha fatto? Fuori gittata proprio. Ma non era il coproprietario lui? No. Sì, allora c'è, nel senso, avevano unito le altre due aziende di sicurezza, loro due, però da quando non poteva più venire in città, hanno lasciato tutto da Alexander. Niente, sì. Ragazzi, mi hanno fermato dei suoi colleghi. Comunque dovevo mandarmi la lista oggi. Delle persone, assolutamente, sì, oggi c'era il funerale, abbiamo avuto un po' di cose da fare. Sì, papà, per favore, dico una cosa, mai dare le cose che ha detto, per favore, mai. Scusi? Mai dare le cose che ha detto. Purtroppo non sapevo, perdonami, a questo punto. Sono le persone, diciamo, quelle più nuove e inesperte che non sanno. Sì, però diciamo che se gli si dice passano nel database il prima possibile. Lo so, però deve esserci presente un superiore. Compito così complesso. E lui però dovrebbe dirti, no? Dovrebbe parlare con il superiore. Va bene, nel senso che adesso mi farò dare la mail dall'agente Wilson e parlerò solo con lei, così almeno evito anche loro magari di mettersi. Sì, il contratto io l'ho già mandato comunque. Poi, perfetto, a posto. Io, ragazzi, devi adesso mandarle solo la lista dei membri, insomma. Quello, nessun problema. Io stasera vi registro e una volta che vi registro tutto passo a prendere i giubbotti e ve li do, ok? Il problema è il funerale. No, i giubbotti vanno distribuiti a testa. Uno a testa. Esatto, uno a testa. Ma non siamo lì a fare sicurezza, ragazzi. Come siamo no? Lì per. No. Come no, scusa. Cosa stai dicendo, Nicolas? A noi abbiamo detto di sì. Cioè, mettetevi d'accordo, tu e Mortimer, scusami. Perché Mortimer, no, Mortimer ha detto di presentarci così per onorare Alexander Alfieri. Non siamo lì a fare sicurezza. Se capita qualcosa, ragazzi, siamo comunque lì e facciamo quello che dobbiamo fare. Però non è un lavoro. Ho capito, se capita qualcosa, tu non puoi capitare lì impreparato, capisci? Questo ti sto dicendo. Quelle non ovvio, esiste noi che siamo interveniamo solo se succede qualcosa. Ragazzi, calma. Ascoltate un attimo, noi siamo sempre preparati. Ok, semplicemente non è un lavoro che ci è stato assegnato che dobbiamo registrare nei nostri archivi. Siamo lì come amici di Alexander Alfieri. Se capita qualcosa, valiamo come tanto gli altri. Se capita qualcosa, noi siamo preparati. Ok, allora ridiamo indietro. Tanto un giubbotto antiproiettile, quanto so, a voi è comunque dovuto. Dovete registrarlo.
Se sì. per caso giubbotta di proiettile per qualsiasi motivo si consuma, dovete avvertire la centrale di polizia. Sì, ma io per dare la dovere il documento, quello ufficiale, ma mandato da lei su, con tutti i nomi dei dipendenti, che non ho ricevuto ovviamente. Ancora. Ovvio. Non esce nulla da qui senza quel documento. Non c'è nessun problema. Adesso mi regolo io, registro qui i ragazzi. Perfetto, me li mandi subito così posso dare giubbotta ai signori. Ci penso io. Va benissimo. Stiamo cercando una macchina di una persona che è scappata. Ascolta un attimino, Serena, mandami la mail della verso... così la butto adesso. Mi metto in macchina. Sì, sì, mia mail. Stiamo andando verso il Benz. Piaccio la Dani di Discord.com. Il deposito dei meccanici. Mi trova spesso che fa gli annunci per i bandi. Ok. Dani di ANY. Y, Y. 3Y. Esatto. Ok. Vabbè, ho letto quella, l'autorizzazione, quella richiesta. Se di... nera va verso il porto. Noi ho il contratto, perfetto, dovrò fare l'autorizzazione, sì. Perfetto, io registro subito loro due, così datemi tempo un attimino. Porto... E io mando subito all'agente Wilson la mail, così... Quale porto? La centrale dei grossisti? E subito giù portato i proiettili, ok? Verso i grossisti, però... è andato in un punto... Vabbè, ci metto poco. Fai la chiamata se non sai bene dove siete. Secondo, io... Lo stiamo ancora cercando, l'abbiamo... stiamo seguendo ancora. Avete giubbotti, lo so? Cioè, no, io non l'ho... No, non lo è so, un piccolo, non c'è più, esatto. Guardate, c'è un... Lo dica lei. Una chiamata. Importante. Ok. Tenetevi giubbotti, poi dopo... mi fido. Va bene. Microfono attivato. Ho fatto chiamata io per la posizione, più o meno siamo in questo raggio. Sì, più o meno in questo raggio qua, non è precisamente qua, gente. Ok, noi ci stiamo dirigendo. Siamo già in pezzi del porto, siamo un po' più sotto. Descrizione del veicolo. È una Fusilade nera. Una che? Fusilade. Cioè? È una macchina. È il nome del veicolo. Ma la descrizione del cos'è veicolo. È una, è una macchina nera. È una coupé. Colore nero? Abbiamo trovato l'auto. L'abbiamo trovato, però il... Vedete lì che è la targa? Ok. Dici dov'è? Vi mando una chiamata. Comunque è nella zona. È fuggito a piedi probabilmente. Mandate la chiamata? Mandate la chiamata. Sì, mandate. Bellissimo proprio. C'è nessuno vero di qua? No. Non c'è nessuno. La gente ce l'ha qualcosa da bere? Sì.
Grazie, me la può dare che sennò muoio di setup. No, non ce l'ho. Aspetta un attimo, ce l'ho in macchina. Può dare qualcosa anche a me? E se c'è anche no. Dei sciroppi? Uno e basta, ciao. Non ne ha una in più? Sono... Tanto correte al negozio più vicino e prendete da mangiare. Oh, ma tu Ronny non hai mai da bere. Allora, scommetto che sei tu, Aragrave. No, le macchine buggatissime. Aggiornamenti? Belle queste macchine che cadono così da punti alti. Avete visto chi guidava l'auto? È un signore con la cresta, ma niente di più. No. Appena ho chiesto i documenti ha preso e scappato, quindi. Ci va. Supporto, grazie. Sì, una macchina, grazie. Figa. Non spegnere il motore, grazie. Sì. È a posto, agenda? Vedo un po' salve. Oggi. Salve. No, tutto bene, solo che ero da sola in macchina che supporta un'altra auto. Una sola. Vabbè. Una sola, grazie. Tutto bene? Sì, tutto benissimo. A posto? Un attimo, Poi potete lasciare il posto, se avete un disagio, signore. No, vabbè, non si preoccupi, agenda. Ok, comunque. Dica, andavo veloce? No, ha tagliato la curva via, ok. Posso avere il documento fuori? Sì, certo, aspetta che lo prendo che fa sul coso. Ecco lei. Ignazio Pivitera, perfetto. Sì. Controllo veloce e arrivo subito. Sì. XLF. Dai, per il giubbotto, pistole, fucile, pistola, tutto c'è, nessun reato, e abbi, perfetto, signore. Sì, dica. Spero che tutto perfetto, lei non ha avuto mai una multa? No. Ottimo, sono contenta, facciamo lo sconto per stavolta, mi raccomando non tagli più la strada, ok? Va bene, agenda. Arrivederci, buona serata. Arrivederci, anche a lei. E niente, sei in aeroporto, stai partendo? Qui bravo uno, stiamo facendo i controlli per le zone calde. VC4. Ho i droni, quindi niente dettagli. In caso di emergenza dici c'è gente, io mi muto e poi mi dite dove.
Ehi, che cosa veloce che attrezzi, sì, c'è. Un attimo, devo far accoppiare la cosa. Serena, ciao, senti, mi sa che Nicolas non ha, sia Wolf, non ha capito che deve mandarmi il file quello Excel. Quello Excel in realtà l'avevo creato io, ok, Alexander. Ma... te l'avevo fatto, sì, te l'aveva fatto non... anche Alexander? No, diciamo che l'hai fatto tu, però io l'ho modificato, però tipo, non mi ha mandato gli aggiornamenti, tipo di Mariani che non c'è più, cioè, quella gente lì. Cosa ti ha mandato, scusami? Sono le due foto dei vostri documenti e basta. Scriviglielo via mail, no? Cioè, io ti mandami, io ho detto, io parlo del file con tutti i dipendenti assunti, allora ti scrivo di mandare la lista con tutti i dati e i dipendenti assunti in questo momento. Chiedilo, alla fine comunque basta che ti mando i documenti di chi ha assunto, perché Alexandra a me mandò le carte d'identità e poi l'ho fatto io il file. Ok, va bene. Ciao, ciao. Ciao.
Ok, aspettiamo la lista che mi manda così da giorno. Il volo prende il volo. Dici 4 equal 1. Gregory ce l'ho, il nome di Gregory, Gregory, Gregory. ABC di Gregory Johnson, se ce l'ho. Pronto? Ciao Gregory, sono Wilson. Sì. Avrei bisogno di fare il portale per il giubbotto, giusto? Sì, certo. E quindi pure in centrale, che possiamo farlo adesso. Perfetto, arrivo subito. Ciao. Ciao, ciao. Tu lo arriva, lo fa. Sei uno stronzo. Comunque, vabbè. Ah, Ciambella. Ciambella! Ah, bastarda! Un'altra ne voglio. Voglio un'altra. Ma diventi una vacca. Come ti permetti? Perché ti rialzi? No. Grazie, ciao. Buon diabete. No. Quanto ti devo prelevare, Wilson? Mm? Quanto devo prelevare? 150 per farlo nuovo. Ah, ok, a posto, allora ce li ho. Te li do subito. Ecco a te. Ok, un attimo. Sì. Allora. Perfetto, ok, fatto. Puoi andare, grazie. Ah, ce l'hai già il documento? Eh? So chi sei. Ah, va bene, ok.
Scusami. Va bene. Grazie, Emily. Grazie mille, Emily. Perfetto, ciao. E ancora Nicola, comunque come dicevo, Nicola, se manda solamente la foto dei vostri due documenti. Aspetta, che mandi la lista. Si rischia di mandarmi la lista di tutti. Ok, allora farò lui, immagino. Grazie ciao. Mille, Emily. Ciao, ciao Emily. Ma voi siete tutti e tre in pattuglia insieme? Molto probabilmente sì. Molto probabilmente che significa? Beh, che dire. Sì. Siete tutti e tre in pattuglia insieme voi tre? Sì, allora io e Sneaky eravamo insieme subito e poi si è aggiunto il signor Arctic. Arctic che con da solo in pattuglia? Arctic è con noi. E con voi in macchina? Molto probabilmente tutta sì. Colpa di Arctic. Siete insieme in macchina o no, ragazzi? Sì. Sì. Bene, vi sposto in un'unica stanza. Colpa di Arctic. Oh. Un utente è stato spostato in un altro canale. È stato spostato in un altro canale. È stato entrato in un altro canale. Aiutami, ho capito che non è. Mi sporcate la macchina, cazzo. Sei l'unico la... che succede a quanto vabbè, pare. Che problema c'è? Tanto voglio calcare. Allontanatevi. Tutto bene? Calmissimo. Una favola. È un inizio col botto. Scusi? Sì? Avrei un'informazione veloce, sono medica. Passata prima in centrale ma non c'era nessuno. Vorrei sapere se fosse possibile ritirare la salma di Bartolomeo Castelli. Oddio, è vero Bartolomeo. Bisognerebbe chiedere all'ospedale, penso che ce l'abbiano loro. Se no poi dopo tramite ospedale chiedere l'autorizzazione detective che sta occupando il caso. Quindi devo chiedere in ospedale. Deve chiedere in ospedale prima se ce l'hanno già loro e se ha qualcuno qualcosa. Altrimenti parlare con detective se stanno facendo delle indagini. Perfetto, va bene, grazie mille. A posto. Cioè, anzi no. Vada prima in centrale, ora no, perché non c'è nessun detective, neanche capitano. Vada con il capitano o vice capitano, chieda se si stanno occupando di qualche indagine ancora o l'hanno già fatta e se dicono cosa fare loro procedono come deve procedere. Cioè io se ci avete non lo so, non so nulla. Ok, grazie. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Pronto? Sì? C'è bisogno di sequestrare una macchina, una moto, qua sotto il garage centrale. Ci sono. Ok, sequestra questa moto qui. Sì. Vedi, caratterizzi, dai. Ma che cazzo sta facendo? Devo sequestrare sta moto. Ah, davvero? Sì. Ah, pensavo l'avessi portato via, sequestravi la pattuglia. Prego, caricala. Ciao Emily, come stai? Ciao. Come stai? Emily? Ti vedo un po' male. Ecco, andiamo. Ma cos'è quella roba che è addosso? Andiamo. Vabbè. Ah, lui? Un giubbotto antiproiettile.
Ce l'hai a portarmi per il giubbotto? No. No, scusa, hai una maglietta finta imbottita. Cazzo. Sei proprio un coglione, sappio, sei proprio un coglione. Fanculo. Che cazzo erano quelli con l'Audi lì, madonna, mi sta fatta addosso. Scendi. Emily? Eh? $150. 150 addirittura? Sì. Mi costate caro, eh? Hai la giacca bucata. Grazie mille. Va bene, ciao. E il giubbotto lì cos'è, eh? Piuma. Sì, vattelo a togliere, va che non è il porto d'armi per il giubbotto. Ma non è un giubbotto vero. Vabbè, guarda. Tu boy sono. Sì. Hexer. Oh cazzo, c'è il funerale. Quanti ebrei ci sono? 49, sì, 76. Figurati se vado a... Andiamo a vedere quest'altro funerale. Cazzo di gente c'è? C'è posto pure, ma che culo. Wilson. Ciao. Bello. Ciao. Sai per cos'era la chiamata? No. Siamo venuti lo stesso, che visto che eravamo nei paraggi. Non so chi abbia risposto. Ma Sheriff, avete risposto voi alla chiamata? Certo che no. Fai... Sì. Allora ti dico, questo cappotto è talmente stretto che mi tiene fermi i punti. Un utente è chi ha risposto alla chiamata? Ciao. Era già stata presa, io no. Mi sento un attimo, mi metto un attimo da PC, arrivo subito. Poi Fabri? Mortimer. Ciao. Buonasera. Oh, come? Ciao Fabri. Buonasera John. Comunque grazie, eh. Di che? Per essere venuto qua. E di che? Almeno lo devi dire. Grazie. Non è tutto a posto?
Stani? Ma... Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Sì, vedo un po'... Ammaccato? Chissà come vabbè, mai. Quella è colpa mia, scusate. Cosa hai fatto? No, io niente, lo zio non si allacciava la cintura, io partivo a freccia e lui volava. Uno, e se poteva capire, due, e vabbè capito, tre, e vabbè non c'è due senza tre, ma cinque, porca puttana! Però si è ammazzato dalle risate, però si è ammazzato dalle risate, sì, questo è dai, portiamo un po' di gioia. In un bellissimo giorno. Guarda, se vuoi, c'ho ancora il pesce crudo di quando ci hanno prelevato dall'ospedale che c'aveva un po' di ustioni, un po' abbastanza. Devo ancora far ricolorare tutti i tatuaggi. Buonasera. Ciao, Giungi. Fate un po' di soldi, poi ne riponiamo. Vabbè, cosa intendi per un po' di soldi? Chi me parla, scusa. Ciao, John. Ciao. Ciao, già. Cosa intendi? Tu arrivo al 100, poi... Sì, dimmi. Tardi, se vendo la Porsche ci arrivo. Com'è in Adam 5 ci stanno? Dai, non a vendere la Porsche. Tanto, sono tutti ex poliziotti. Io non posso guidare, quindi la guidereste voi. Però chi la vuole la Porsche? Santo è un ex poliziotto, se di chi sa fare il poliziotto, Arti. Lo so. Quindi, cioè... tanto quanto sarebbe... me. No, lo so, quindi sinceramente non ho problemi. Se la regalo, se non è... Ma se me la regalo... No. È vero, mi pare da approfittare. Si può mi cambiare di lui. Poi dopo, al massimo muori di sensi di colpo. Se vuoi mettere il planetario uno con te? Oh, tanto si sanno arrangiare. Sì, infatti. Sono caduti sulla carta. Esatto, sono caduti solo sulla carta, cioè non sono caduti io. Oggi c'è un altro funerale. E porco, questa volta chi è? Alexander Alfieri. Ah, lui. E domani, forse, non so, dopo domani, no, guarda che... Dopo domani quello di Icaro, giovedì. Non so, vediamo quello di Icaro della Rovere. Che fine ha fatto di personaggio? Il personaggio non lo so. Boh, un personaggio strano. Vedo che faceva un deficiente milanese, ma non mi piaceva per niente. A me non mi piace come personaggio, quello di prima era molto meglio. Sto mangiando un dolce, esattamente. Sergente? Guarda il cazzo. Sergente? Mi sta mangiando. È lei che ha sequestrato la moto di Gustavo? Sì. Venga con me. Ti porto chi ha sequestrato la moto. Sì, buongiorno. Chi è che mi deve sequestrare? Io ho sequestrato la moto. Dov'era la mia moto? Dov'era la mia moto? E vede la foto. Ancora guardi pure la foto, può vederlo pure lei. Ho solo una maschera e $200. Senti che guardo. Sì, guardi pure. Finito io. Brandon, devo darti lo stipendio. Buono. È andato oggi. Sergente, ma le sei dal pure me. Io l'ho visto biondino. Ha la giacca bucata. Dove? Io non la vedo bucata. Ma nemmeno io. Ma detective... Sulla spalla, forse? Sì. Sì, ma lei in che rapporti è? Prova ad alzare le mani. La sbirra bionda. No, così... Sì, sì. Sono sulla spalla destra. Sì, quella lì. C'è un buchino. Vabbè, poi la sistemerò. Buonasera. Questa sarà la sua futura fidanzata. Cerchiamo un altro. Buonasera, Carlo. Buonasera. Guardate, c'è un gruppo a destra. No, il fidanzato con la signorina Bala. Vaffanculo. Io non so chi sia, con chi sei fidanzato?
Oh, Emmy, già che ci sei, dammi lo stipendio, no? No, no, no. Serve un prete. Con chi si è fidanzato, soprano? Come è andato via? È andato via la macchina. No, ah, come si con la trabbiaria? Sì, sì, proprio cattolico o anche qualcosa? Poi ditemi che sono... Che bella coppia. Basta un religioso, praticamente, no? Rinfresco dentro. Speriamo. Ma ce l'aveva Pasquale il numero di suo padre, cazzo. Mannaggia, madonna mia, che shampoo utilizzi? A me non me l'ha mai dato, ce l'aveva un pastiere, ce l'aveva lui, non ce l'avevo mai avuto io, cazzo. Signore, venga più qua. Come fa, cioè, hai visto la foto? Poteva... Sì, ho visto la foto. E come al solito, la gente si mangia le mani. Perché se a me spostano la moto, io non posso farci niente. Manco io posso farci niente. Il problema però è che adesso io devo pagare io questa cosa. Un po' fastidioso. Guardi, la so, ma se la moto deve chiuderla. Anche perché io la moto ce l'ho qui. Ok, ma deve chiuderla lei la moto. E poi finisce che non si apre più, però. Vabbè. Ma è chiusa che aperta. Ho capito. Però il problema rimane. Però, vabbè, a sto punto poi passerò in centrale. Sì, passerà. Signori, guardi, purtroppo è una cosa che succede anche ad altri. La gente perde le moto, le macchine, le sposta e meno che vengano sequestrate. Purtroppo io non posso farci nulla. Vabbè, fa nulla. Arrivederci. Bravo, uno, siete andati via? Sì, affermativo. Ci guarda. È un po' ritardo sto funerale, eh? Cos'è? A che ora è? Dove? Alle 22 era, ma non è ancora iniziato. Vabbè, Alison. 9 6 c'è lì, sono a piedi. Ah, ma fa attaccata, eh. Fatto come, ma come non leggi? Ma secondo me andare... io forte, è meglio la mia pronuncia. Donation is at the must be shown. Niente, dice Dona Gesù. Che cazzo è quella sirena lampeggiante? Eh? Capelli. Grazie. Cosa c'è al funerale? Alexander Archer. Ah. Vai. Sì, portami lì allora. Sì, sto qui anch'io. Sono anche in ritardo di 10 minuti, sono. Speriamo non mi abbiano pregato un posto qua. Ma da quanto è iniziato? Guarda te, porca miseria, fregato. Ah, c'è solo qui. Da quanto è iniziato? O deve ancora cominciare? Deve ancora iniziare. Ok. Sono in ritardo. Scusa, Tilio, non volevo mancarti. No, non è che non ti preoccupa. Ellie? Dove è la solita chiesa? Sì, sì, solita cimitero. Ciao, tesoro. Vado un attimo da Mike, io. Stasera c'è veramente tanta gente. Prendo. Salve. No, salve. Salve. Ah, buonasera, gente. Salve. Penso si inizierà a breve. Lei è il prete? Penso si inizierà a breve, sì. Okay. A breve si inizierà, signore. Perfetto. Inizia? Vado dentro. Giusto, giusto. Inizia tutto? Tra poco. Ok. Marcello. Cosa guardare, Michael? Nulla. Vado da Mike, io alla tomba. Vai. Messo. Prego. Grazie. Lo saluti anche da parte mia. Va bene. Niente.
Mamma mia, che palle camminare, oh. Vedi, vengo a trovare quelli sempre ormai. Sta qua il caro funebre, si scontano le cretine. Manchi, 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 mi manchi. Manchi a tutti. Ieri, che cazzo ci fanno le ieri? Manchi a tutti. Mi ha salvato lui. Vabbè, ma anche io vado su che c'è un altro funerale oggi, troppi. Ci vediamo, ciao. Ma che sono sti cari funebre? Io ho la buon'ora. No. Che ne sono? Sono le quasi un quarto, reverendo. Sono arrivati adesso. Sì, ora iniziamo. Sono un po' in ritardo. Volando adesso. Si chiama Volando. Ah, Volando, a posto. Ciao, guarda, quanta gente che c'è, guarda. Ho detto rivedendo che possiamo iniziare ad entrare. Ah, bene, bene. Ciao, Nellone. Salve a tutti. Guarda quanta gente che c'è oggi. Quando arrivi è morto? Cosa? È arrivato. Gli è arrivato. È arrivato. Sì. Ma dov'è? È giù il carofuro, vede? Ma no, quanta gente c'è oggi? Non ho mai visto così tanta gente a un funerale. E ultimamente ce ne sono stati tanti, ecco. Sentite? Sì, sì. Ok. Vieni, andiamo a prendere posto, Marco. Ah, Dio. Si spegne la sigaretta. Ah. Perfetto. Sarà a posto. Mi metto qua dietro. Ok. Si è vicino a te, Ellie. Sì. Vieni. Oh, c'è Marcello. Ciao, ciao. Oh, dottoressa Ellison. Ehi. Poi ti devo parlare. Va bene. Ciao, Ellison. Sei stato vicino a Ellison? Sì, devo solo uscire, però un attimo. Un attimo. Vabbè, tanto. Non ti preoccupate. Vieni. Ciao, Mark. Ciao. Sì, ma. E così lo frego. Vuoi vedere la sua faccia stupita? Spero che io, Luca, spero che. Solo perché uno dice, ah, c'ho le sensazioni. È pieno di rangerò. Questo mi hanno arrestato. Mm-hmm. E due agenti di polizia a Trollarini mi hanno messo le manette e non mi vogliono toglierle. Io questi vogliono una promozione. Vedete che se vedo una cosa del genere vi butto fuori, eh? Ah, io non c'entro niente, che ne posso? Sta solo facendo fantasie. Sì, no, assolutamente. Che cazzo sto ascoltando? Ah, mannaggia la vita. Già vi lascio andare a entrare insieme, cosa che non si dovrebbe fare. Quindi fate i decenni. La gente. Per noi cittadini. La gente non è creando anche un'agenzia di sicurezza per proteggerci dai criminali e dai malintenzionati. In tutto ciò aveva un profondo senso del dovere, ma era anche un uomo gentile. Lo ricordiamo tutti come una presenza di spessore in questa, che ha sempre voluto vedere la tranquillità in questa città, che l'ha stroncato senza pietà. Che il suo gesto sia ricordato e che chiunque ce l'abbia portato via paghi le sue colpe. Sta parlando. Grazie. Lenny, vuoi spendere due parole? Sì, prego, se qualcuno vuole spendere due parole può anche venire.
Vorrei o Don. Venga, venga. Io voglio solo per un po' più prendere, come diceva il prete, due parole per Alexander. Grazie. Alexander era un uomo di gran cuore e ha dato molto a questa città. Era un uomo che su cui si poteva fare molto affidamento e era sempre disposto ad ascoltare e aiutare, soprattutto chi gli stava vicino. È stato lui a fondare un'agenzia di sicurezza che sta dalla parte dei cittadini e aiuta le persone più povere di questa città a difendersi dai criminali e dalla gentaglia. E a me piacerebbe molto che venisse ricordato così, Alexander, come una persona che aiutava gli altri. Ho finito. Pure giovanotto. Grazie. Io, scusate, per permesso. Qualcun altro, signori, vuole... Io, cortesemente, io. Sì, venga pure. Scusi. Fate spazio. Grazie mille. Venga. Belle parole, dottor. Allora, beh, ben ritrovati oggi a tutti voi in questo giorno di lutto. Sono vicino qua ai signori amici, compagni del signor Alfieri, il quale mi ha voluto offrire una possibilità. Voleva offrirmi un lavoro. Come tutti voi sapete, vorrei che anche la polizia ascoltasse, era... Signor Collins, esci. Era il fondatore della SecuroServe. Ma c'è una cosa che magari voi tutti non sapete. Il carissimo signor Alfieri Michael ha contattato me e i miei amici per portare in giro per la città, o come meglio preferite chiamarlo, spacciare una sostanza bianca, detta anche cocaina. E signori, non solo lui. Come potete vedere qui di fianco a me c'è il carissimo signor Lenny, che si fa chiamare dottore. Per favore, signore, allontanatelo fuori. Come cazzo ti permetti? Poliziotti, ascoltatelo fuori. Come cazzo ti permetti? Non lo portate. Tu non sei reggo di cazzo. Permesso. Hai capito le tue cose? Come cazzo ti permetti? Piano, zitti. Come ti permetti di una cosa del genere? Io ho il suo funerale, hai le palle di fare qui adesso che è morto, stronzo. Mi ha sparato mio amico nel ghetto. Che cazzo lo dice questo? Che cazzo lo dice? Signore, tranquilli. Come ti permetti? State fermi! Dai, forza, cammina. Cammina fuori, dai. State prendendo l'uomo sbagliato. Sì, no, culo, l'uomo sbagliato. Vai a pulirti la faccia. Ho un funerale, veramente. Permesso? Permesso? Voi permettete di far entrare gente così? Le uniformi. Waves. Sì. Ma guarda te. Non sappiamo chi sono quelle persone. No. Avete visto che avevano il distintivo? Stare corrotto. E quindi, insomma, tutto quello che avevamo detto alla polizia è finito in polvere. E questo era un evento giusto per dirlo. Un passo di braccio. Scusi. Se andiamo a fare una chiacchierata in centrale su sto fatto. Volentieri, sceriffo. Andiamo. Salga dietro. Voi vedete che nessuno spari nessuno. Sì. Sì. E agenti, controlliamo tutto per bene. Se avete uno sciroppino, gentilmente. C'è appena stata una discussione animata. Emily. Con estrazione in armi, scopo di intimidatorio. Emily, bisogna che almeno uno o due agenti stia fuori. Secondo sì, qualcuno, uno di voi due, state fuori.
Okay, sì, avete stato? Uno sciroppino gentilmente, no. Per gentil sì, cortesia. Non, tu che, non tutti hanno sciroppi, se vedete. No, ma infatti ho fatto una domanda, mi tolgo una fermata. Comunque, no, sì, voi due rimanete fuori, contate che nessuno si spari all'altro, ecco. Sì, ok. Okay. Mark, dopo dovremo parlare con quello che ha tirato fuori lo sweeper. No, no, sono a posto così, grazie. Uno ha tirato fuori un fucile a pompa, dopo dobbiamo parlare con quello. Raccomando che non faccia... Molto sveglio. Però, diciamo, capiva velocemente, ecco. E Alexander, riposa in pace. Grazie, grazie. Signore, qualcun altro vuole spendere altre due parole? Io, sì, sarò breve. Vado. Vieni, spostami. Faccio bene. Che cazzo ho fatto? Allora, Alexander, strainfamato. L'ho conosciuto tantissimo tempo fa. Wilson, dobbiamo perquisire ormai non mi dimenticherò più quel giorno. Purtroppo lui aveva un difetto. Che era troppo buono. Sì, sì, è assicurato per male per lui. Questo suo difetto, purtroppo, diciamo... Permesso. Non so, forse permesso. Qualcuno ne ha approfittato, forse qualcuno non gli stava bene questa cosa, però lui non si meritava, non se lo meritava. Quindi se qua dentro c'è qualcuno che va qualcosa contro di lui, o se qua dentro c'è qualcuno che sa, che ha visto, che qualsiasi cosa, per favore. Fatelo per lui, ma soprattutto per voi stessi. Grazie. C'è la luce di Dio. Grazie. Signore, c'è qualcun altro che vuole spendere altre due parole sull'accaduto? Nessuno? No. Io. Prego. Vado pure. Prima di tutto vorrei ringraziarvi tutti, uno ad uno, per essere venuti qui con noi a salutarlo per l'ultima volta. Diciamo che da quando l'ho conosciuto, Alexander è stato una delle persone, come dire, più versatili che abbia mai incontrato. Non dico che riusciva a fare di tutto, certo, è umano come tutti noi, però riusciva a ispirarti sicurezza, riusciva a farti sorridere, come volendo quando scherzava, riusciva a farti preoccupare come non so cosa. Però diciamo che poi quando mi ha accolto questa, diciamo, il tratto come una seconda famiglia, chiamata anche Sicuro Serve, diciamo che è riuscito a trasformare un lavoro come questo in un qualcosa di, anche volendo, divertente. Quindi sono molto grato a lui e penso che molte persone qua dentro, ma anche fuori, secondo me, potrebbero prendere ispirazione da lui e magari diventare persone migliori. Io ho detto tutto. Grazie. Signori, c'è qualcuno che vuole spendere altre due parole? Nessuno? Dove sarò? Lei? Ci penso io dopo. Ciao a tutti. Vi ringrazio per essere qui, molti di voi mi conoscono, sono Gregory Johnson. Io ho conosciuto Alexander i primi giorni che ero in città. La sua più grande ispirazione era fare il giornalista, voleva creare un giornale con tutte le vicende ispirate ad ogni singola persona. Ci siamo conosciuti così per caso. Eravamo in palestra e giorno dopo giorno mi contattava perché voleva fare delle interviste alle persone, visto che io le conoscevo e visto che ho una bella parlantina. Tutto d'un tratto ha aperto questa grande famiglia che è la Securo Serve.
un'agenzia di sicurezza che aiuta tutti noi quando ci sta un matrimonio, un party. E ancora non riesco a capire com'è possibile che abbia fatto questa fine così. Una persona che ci ha sempre aiutato e ci è sempre stato accanto ed era disponibile per tutti. Grazie. Scusate un attimo. C'è qualche altra persona che vuole? Nessuno? No, va bene, cos'è? Va bene. Allora, signori. Per chi vuole, abbiamo ascoltato tutto. Donna, penso che vada bene così, donna. Va bene. Allora, io volevo continuare, però vabbè, ci fermiamo qui. Signori, abbiamo ascoltato le persone, quindi per chi vuole può anche andare fuori, ci saranno i signori che vi accompagneranno. Grazie a tutti per essere stati qui. E gli dica pure che con me è un manganello. Va bene. Ah, ok. Mamma mia. Marco. A un certo punto è stato un uomo che ha estratto un fucile a pompa dalla giacca. Prima. Chi? Prima c'è stato un uomo che ha estratto un fucile a pompa dalla giacca quando c'era successo quello che è successo, la scenata lì. Era uno della Secure Server? Sì, ma sarebbe stazione della mascopa di intimidatore. Vabbè, in quel momento là mi sembrava anche abbastanza idiota che il discorso che ha fatto, quindi ci può stare pure. Perché credo? C'è la giustificante, secondo me, alla fine. Va bene. Ma l'ha estratto, ce l'aveva dalla spalla o ce l'aveva dentro la no, giacca? No, così da nulla, però è apparsa. Ma scusami. Penso. È possibile? Boh. Cioè, non è i nostri fucili che puoi solo nascondere? No, no, era un World Sweep. Ah, ok. Ma boh, niente allora. Perché mi hanno detto che non si può proprio fare un cazzo per quella cosa là. Lo so, però sto trovando okay, via alternative. Grazie mille. Prego, prego. Sei un amico, Anthony. Di cosa, per cosa è poco. Che tanto, Anthony. Lo so, vediamo. Grazie mille. Ma vuoi dare un passaggio? Passerà anche questa? Sì. Sì, spero di sì. Vabbè. Tragica sta cosa. Tragica. Ci sono sempre, ma... Sì, grazie. Grazie. Io vado. Ciao, mi dispiace tanto. Ciao, Ellie. Ciao. Vado, Ellie. Ciao, Santi. Ciao. Ciao. Certo. Tutto bene? Ma che stanno facendo? Domanda di riserva ce l'hai, Gerald. Come cazzo è quel titolo? Cioè? Attenzione. Cazzo vanno. Mi sa che è un po' ingrasciato. È un Pina. È diventato un po' pesante. Posso chiederti un favore? Aspetta. Era bello lungo, Dai! Pina. E 4 metri di Alessandro. No, è antipo religioso di Raffaele? Sì. E posso prendere? No, dico, posso? È disponibile. Ok. Sei ancora vivo. Ok, mi farebbe no, questo... ci sentiamo da molti anni. Ho capito. Mi farebbe eventualmente piacere. Waves. Sera. Sera.
Eh sì, Demi, mi avevo detto di entrare anche a te, così diverso. Ignazio. Devi entrare anche tu. Ennesimo funerale. Qua c'è Mari. Ah, Mari. Vedo dov'è che hanno preparato la tomba. Venite, seguitemi. Ah, ok. Andiamo. Ma lo conoscevo, sto qui. Dove cazzo vanno? Sta venendo sette a camminare qui tanto. Ma poi me ne vado. Io vado via. Ciao Emily. Ci vediamo. Va bene. Ma sai che oggi è la giornata internazionale degli abbracci? Perfetto. Grazie. Ci vediamo. Ciao. Ciao Mark. Ciao. Quindi se non ti muovi, sì, fare domani, bandi. Luigi, ma se per il cazzo cellulare c'è? Cioè. Oh, riempicciato pure il cellulare. Ciao, mi senti? Quanti problemi hai? Quanti problemi con questo cellulare che hai? Non te sento, dimmi. No, chiamami al telefono che fa un problema d'agio. Ce la faremo. Sì? Pronto, oh, mi senti? Devi chiamare tu, mi sa, di volta. Comunque, dimmi. Cioè, quell'uomo cosa cacchio ha detto prima, cioè? Ho determinate cose che hanno un certo peso. Cazzo, comunque, cioè, ma hai visto poi quell'altro uomo come ha tirato fuori il fucile che lo sta
Eh? Sì, ma ti preoccupare, c'è tutto sotto controllo, ma vediamo cosa. Va bene. Vabbè, ciao. Che c'è sto? Vieni all'ospedale. Anzi no, vai no, pure, siamo tranquilli. Hai visto, non è tranquillo, te ne. Sì, sì. Per me era la in due macchine. Stiamo ascoltando un attimo all'ospedale che stava male il passeggero. Si vede tutte e tre in macchina lì? Sì. Però l'altra gente è un momento, cioè, sta riposando. Inattivo, diciamo. Sì. Vivere e lo spegne. Sì? Spegne. Che succede? Stipendio. Ah, sono qui, sono già in casa. Stipendio, stipendio. Tu sai che ti sei perso al funerale? Che è successo? In mezzo alle acque. A un certo punto uno ha detto delle cose, tipo, delle cose strane, ecco. Se ne sta occupando lo soprano. Ha parlato di cocaina, non so, e quindi questi sono incazzati delle persone e tutto. Ah, benissimo. Cioè, sopra mi sta occupando per l'indagine. No, io ero andato a farmi un giro per... Sì, sì, ma... Meno 1500 in anticipati, sì, $7,000. Quindi, $7,000. Posto, perfetto, deposito pure. Ok. Ah, posto. Ottimo. Non sono povero. Ryu, vai, stipendio. Lo so, l'ho avuto già. Sto sceriffo darsi. Lo stipendio lo fa, lo accetto volentieri. Lo stipendio in centrale di polizia. Quanto in banca secondo te? Devi indovinare. $5,000. Moltiplico. Indovinate quanto c'è in banca? 2.102 milioni. No, 721.500 dollari. Non ho capito. 721.000. Mamma mia, che schifo. Questo perché devi dare lo stipendio. Questo te lo meriti. No. Compenso, io possiedo $43,000. E oppure lo stipendio di Barton e di Del Rio ancora sospeso, Pertanto per dire. Allora, ce lo dividiamo? No, e anche quello del giudice ancora in sospeso. Anche del pubblico ministro? Beh, ce lo prendiamo noi, visto che sono povero qui. Lo sceriffo Darcy mi riceve? Sono solo $5,000. Connor Darcy. Stiamo arrivando. Ok, perfetto. Allora, non stiamo risposta. A posto. Ma ci serve da andare in ospedale a fare scorta di sciroppi per la dispensa? E quelli non so chi li spende, che dove arrivano i soldi. Da fare un giro. Qualcuno nome di Mariani? Ettore? Sì, Mariani, nome, Ettore no. Eccomi qua. Sì, vabbè, venga. È andato lo stipendio. A posto, sì. 14.500. Mi ero scordato che prendevo così tanto. Sei emozionato? No, è che mi scordo sempre la paga quant'è di solito.
Va bene, a posto, questo fatto. Grazie mille. Prego, lo sceriffo come al solito, chi lo sa dov'è? Lo sceriffo non lo so, non lo vedo dall'ultima volta che è venuto anche lì. Poi Liam Schreiber, poi Liam Price, fa ancora parte del dipartimento? Liam è al momento fuori servizio, quando può poi interviene. Quindi vediamo subito per questa cosa. Vediamo entro domani, vedo di farli venire qua comunque a ritirare. Ma Liam Price è ancora nel dipartimento? Liam Price, no, Leon. Leon, no, Leon no, non l'è più. Pensavo che lo sceriffo l'avesse cancellato. No, non è ancora nel database. Ok, gli avevo detto di cancellarlo. L'altro. Vabbè, allora prossimo, sì, il foglio, diciamo, la prossima settimana, lo tolgo. Va bene. Io devo correre sopra, e ho i bandi da fare, quindi... Perfetto. La ringrazio ancora. Tentata rapina? Può esserci una rapina, mi ha chiamato Collins. Ok, arrivo proprio con te, Rivera. Arriviamo. Bravo 5, dobbiamo intervenire. Attendete informazioni, appena abbiamo notizie accertate, vi diciamo di intervenire. No, Collins mi ha detto che ci sono dei tizi con delle moto tutte mascherate vicino al negozio vicino a McKenzie. C4, comunque Bravo 5, attendete ancora. 10-4. Dai, un veloce che devo... Rivera, vieni, sono già fuori, vai. Parti. Già partito io. Sì, sto aspettando Rio che si muove e cambia. Ah, ok. Dottor Sheriff, come è venuto alla fine il vecchio? Ragazzi, appena siamo sul posto vediamo informazioni. Oh, Collins, ricevuto, mi avvicino io. Sei in borghese, attenzione. Ehi, ma allora lo so. Questa storia, lo so, che storia c'è, gente mascherata, c'è la gente mascherata in negozi di vestiti, c'è ancora? Non lo so, me ne sono andato, ero da solo, non mi interessa. Ok, va bene, va bene, erano su delle moto rosse. Moto rosse, va bene. Sì, arrivederci. Qui sono avanti. Sei in borghese? No, tu sei in borghese, attenzione. Attenzione cosa? Eh beh, che potremmo distinguerti. Non distinguerti. Sto in borghese. Potremmo non distinguerti, attenzione. Identificati appena sei sul posto. Camicia azzurrina, gilet blu. Ci va. Fa benzina, va bene da bere. Qualcuno è già sul posto? Potete ripetere gentilmente che stavamo eseguendo il traffico. Attendete, Bravo 5, vi diamo maggiori informazioni quando siamo sul posto. 10-4, ma se in caso della se ci fosse una rapina, noi cadetti possiamo prendere una carabina. Credo massimo potete prendere un pompa. 10-4. Anzi, gira tutto, c'è tanto che possiamo fargli prendere il pompa. Hai mai tutto a posto? Sì, ti dico appena sono sul posto. Qualcuno sul posto? Punto di domanda? Sono quasi arrivato. Ma che è successo? Gente mascherata in un negozio di vestiti a paletta, vicino al McKenzie. Vabbè, tengo la radio accesa. Vediamo un po' che cazzo c'è. Chi si diverte andare in giro con le maschere? Rivera? Sono appena passato allo YouTube. Ok, sono qua sul posto, ragazzi. Mi avvicino e passo davanti al negozio. Negozio di vestiti, non c'è nessuno.
una domanda, ma di se questo 3 giorni prima costa $1,600? $1,600, sì, quando è prima della data scritta. È perché è la moto che hai sequestrato a Gustavo Matella. Sì, sì, devi farla farti pagare 1,600. 1,600, dici quanto? Negozio di vestiti pulito. Negozio di vestiti vuoto. Bellissimo, sì. Ma dov'era la rapina? No, ma pensavo ci fosse qualcosa di strano perché ho visto la gente mascherata in cosa. Provate un attimo a controllare quel capannone azzurro in mappa. No, comunque dietro in auto c'è un'auto abbandonata con finestrini rotti. Ah, ok. No, c'è il signore proprietario. Sì, salve. Io sono al, salve, buonasera. Ma caso sentire molto con delle persone? No! Come scusi? Wow, ma che, boom. Ma che succede? Ho visto per caso delle persone con delle moto rosse mascherate. No, 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 sto okay. Lavorando qua, sto aspettando. Secondo scuro, non so. Supporto o ce l'ha fatta? No, sono scimmie, sono esplosi. Siamo esplosi! Cazzo ridete. Non avete sentito esplosione? Sì, no. Lo sentite come? Mi chiamo l'ambulanza. Non intervengo, torno in città. Sì, torno. Dio, io sono senza parole. Ho desincanato. Qui Wilson, unità mediche, c'è bisogno di un'ambulanza per 2 agenti a terra a Paleto Bay, altezza vicino all'aeroporto di McKenzie. Mi ricevete? Arrivo subito perché c'è uno qua che sta tipo in coma, quindi il tempo che lo rianimo e vengo, ok? Roberto, mi ha risposto qualcuno? Ellison mi ha risposto. Ok, perfetto. Ellison, ciao, sono... Sì, no, un attimo. Ellison, sono io. Ciao. Sì. C'è bisogno di un medico qui alla posizione comandato, la chiamata. Aspetta che ti sto Paletto, cercando. Paletto, sì, McKenzie, o c'è benzina. Sta insieme a me. Te la porto io. Dov'è, dov'è? Non ti vedo, non ti... Ti mando il messaggio in privato, ciao. Ok. Ti devo spostare giù? Ti sposto giù, no, perché... Sì, sì, spostatemi sì. Giù, ragazzi. Un utente è stato spostato in un altro canale. Dio mio. Collega, Brandon, mi senti? Ah, male, ok. Ryu, mi senti? Ryu. E questo manco parla, oddio. Ok, è lui, vera. Vera? È arrivata l'ambulanza, tenete duro. La sto portando a prendere io un'ambulanza. Ove. Ma chi è che gli ha sparato? Momento, scusami. Nessuno, era sono esplosi sulla cazzo di pompa di benzina, ti scemi. Bravo 5, non mutatevi. Microfono. Ma avete tipo tutti e due mutati più uno solo. Io però. Glielo dico sempre, però le sue... La radio deve darvi fastidio, punto. Dovete sentirla, sempre e ovunque. Ma a me succede, sono mutati, io li ho fatto. No, ma voi mutati col microfono, ma non con l'audio. Come sempre fatto. Sì, tu infatti va bene, però per fuori cerca di dirglielo di non farlo, se li vedi. Siamo verso la centrale elettrica, autostrada. Scusate, mi stavo dissequestrando un veicolo. Sì, però cerca di non mutarti troppo il doppio audio, grazie. Ma con l'ambulanza già? Sì, sì, l'ho portata io a prendere l'ambulanza. Ok. Ok, siamo nei pressi della Villa Mafia. Sì.
Siamo nei pressi del carcere. Ok. Ok, siamo nei pressi dello U-Tool. Arrivando l'ambulanza, ragazzi, tenete duro, abbiamo appena passato lo U-Tool. Mi sento. No, pensiamo a McKenzie. Okay. Ciao Alison, se ne esplosi. Oh no, Dio santissimo. Comunque so che Brandon è di Targhetta, se non sbaglio, perché l'ho visto poco Cristo fa. Cristo santo, sono tutti bruciati. Sì, c'è la Rivera che comunicava fino a poco fa, faceva dei versi. Invece c'è Ryu, Tanaka, invece che ha perso i sensi. Ryu non risponde. Vediamo se ha la Targhetta. Prova da Rivera, che l'ho vista già la Targhetta. Targhetta, ok. Ryu non comunica, quindi dopo lo portiamo. Se il sangue te lo do io. No. C'è da Ryu intanto la Targhetta io. Prova a vedere Wilson l'altro sì, la Targhetta. Io lo vedo qui l'altro, vedete? Io invece lo vedo qua. Vabbè, dove sto io. Comunque, eccolo qui, anche lui. Adesso ci penso io. Non respira. Oddio. Stai lontana, Emily, stai lontana. Sì. Fa respirare. Pratico il massaggio cardiaco. 1, 2. C'è un sospetto delle persone Rivera? Mascherate. Rivera, mi senti? Hanno sparato la pompa di benzina apposta. Rivera, apri gli occhi. No. Hanno con la macchina, incidente. Che cazzo? Ma non si alza più in piedi? No. Oh Cristo santo. Harrison, non si rialza più. Sa che è nato di nuovo in arresto, Alison. Dio santo. Che cazzo. Tanto Rivera? Sono a tutte e due, tranquilla. Sì, lo so, ma Rivera? Dio santo. Oddio. Dio, sta veramente una merda. Mamma mia. Cristo santo, addirittura una seconda. Madonna. Rivera. Seconda volta. Dai, collega, resisti. Ti prego, Rivera, torna da me. Rivera, non è arrivato il momento. Oh no. Rivera. Oddio, non voglio fare un altro funerale. Rivera, mamma, dai. No. No, Alison. Veramente? No. No, Rivera. Anche te in ospedale. C'è l'altro. Targhetta. Sì. Non ce l'ho fatta, ho dovuto rianimarlo due volte, ma era troppo grave. L'hanno trasportato in ospedale. Andremo a trovarlo. È stato d'urgenza all'ospedale. Targhetta pure lui, ne proviamo Ryu, a vedere. Ti prego. Ti prego, non farmi lo stesso scherzo. Torna a respirare, ti prego. E niente, Rita. Via respiratorie libere. Sono morto subito. Eh? Mi aveva non ho idea. Una cannula nella gola. Oddio, sì. Ryu? Ryu? Buffo, la presenta gli altri. Nah. È bello anche. No!
2 su 2. Niente. Porca puttana. No, Allison. Muore, ma Allison. Cristo santo. Allison, 2 su 2. Ma muore 3 su 2. Era il sangue giusto? Sì, era giusto. Dico, te l'hanno detto giusto il sangue. 2 su 3. Sì, era giusto. 2 su 3. Esatto. Cioè, è impossibile, statisticamente è impossibile. Anche Ryu ti ha raggiunto. Ragazzi, le ferite erano troppo gravi, da sola non ce la potevo fare. Niente, andiamo in ospedale a prenderli. Mark, non ti scioccare, Mark. Mark, non sono morti, non sono morti, sono in ospedale, adesso devo dire come stanno. Segna pure il distintivo. Purtroppo le ferite erano molto gravi, Mark, da sola non ce la potevo fare. Naccia a cavalini, mi sono schiantato. Di caga. Se ne occupano i colleghi, amore, ti prego. Se ne occupano i colleghi, Mark, no. Anzi no. Io dove ho lasciato la mia macchina, io? Ah, laggiù. Vado a prendere la macchina. Ah, sta macchina qua? È tua? È loro? La loro macchina. Allora, vado a prendere la mia macchina. Ah, beh, dai, 2 su 3 fallite, ottimo. Sono partite delle rapine? No, parlavo di rianimazione dei due scemi qua. Ma poi... Come è andata la rapina di oggi? Ci hanno tirato giù tutti, però abbiamo avuto tre documenti, siamo riusciti a prenderli e a registrarli sul database, e tutti gli altri invece no. Cioè, diciamo, ne abbiamo tirati giù 3/4 o 5, non mi ricordo, 4 o 5, però i documenti siamo riusciti a prendere solo 3. E poi che armi avevano loro, soliti uzi? Avevano, no, di peggio, avevano pistole, macchine targate DOA, grazie. Cosa? Cosa? Che ha detto? Ha detto di non pagare a macchine della DOA o targate Cheat DOA, Ferguson. Grazie. Ma quando mai spariamo noi alle macchine? Ferguson ha sparato. A tutte le unità, ragazzi, ci vediamo in centrale per fare una riunione. Ora? Affermativo. Ora. Arrivo. Ma io sto staccando, è un po' troppo tardi. Il tempo di rianimarmi in ospedale. Vabbè, comunque, avevano il moschetto a casa. Mi hanno shottato da tipo una montagna all'altra, mi hanno shottato a me. È bello che sentivi e tirava giù una persona e tirava giù un'altra persona, un colpo e giù, pam pam. Quando è iniziato a apparire quello con pratica, se mai supposto c'era Waska dentro con un finto ostaggio Polef che facevano la rapina. Poi dopo, fuori c'erano Vacce e altre persone, non so chi altro. In pratica dentro sono occupati Waves e Soprano e altri, erano in tre davanti al negozio, tutti gli altri intorno a cercare le persone intorno. Ma che è sta scorta? È un docente in ospedale. Ah, bello. Comunque, in pratica, a un certo punto, a non cercare le persone intorno, nella zona attorno, mi senti tipo sneaky quella. Mi sparano. C'era uno che è apparso da un muretto e sparava con una roba, non so cosa aveva. E allora, tipo, alla fine l'abbiamo atterrato. Quello lì, siamo riusciti ad atterrarlo. Preso i documenti e arrestato poi dopo tutto. Poi dalla montagna, a un certo punto, senti, bello che dopo tutto erano sparito. Cioè, sembra finito, no? Torniamo tutti lì al negozio. Lì al negozietto e senti tipo da lontano dei moschetti, no? Sparare. E tipo noi, oddio, un moschetto, ragazzi, attenti, tipo ho detto. E allora a un certo punto tutti agitati, siamo saliti sulla montagna, perché sto sparo veniva dalla montagna. Io sono salito, sto qua in qualche modo. È riuscito a riaggirarmi. Mentre io cercavo di riaggirarlo dalla montagna, lui ha pensato la stessa cosa, mi ha reagirato a me, mi sono messo in un cespuglio un secondo nascosto per aspettare gli altri, tempo di mandare una chiamata per poi dover la mia posizione ai colleghi, pam, shottato. Ma che riunione è adesso? Che cazzo ne so,
Io manco ci sono. Andar via. Nuovo giudice, hai visto? Abbiamo. C'è un nuovo giudice in città. Chi è? Spaghetti. Cristo santo. Frank Sevizie. Si chiama Frank Sevizie. Soprano? Ah, Helve. Ciao. Vediamo Rivera, Brandon e Ryu Tanaka in ospedale. Perché? E, mentre guidavano, lo scemo di Rivera ha avuto un problema di vista ed è finito contro la pompa di benzina. È la Madonna. Salve. Ma come cazzo sei vestito sopra? Eravamo a volare. Ah. Entro subito nella sala briefing. Sì, io sto andando fuori città. C'è un modo per poterla vedere in questa riunione in via Skype, tipo via televisione. No. Ma parla di cose riservate, parla? No. Quindi? No. E poi le parlerò e le dirò cosa dirò. Comunque non si preoccupi, tutto bene, tutto a posto. A posto, va bene, poi stavo andando, sono le 11, non devo staccare. Va bene, allora buonanotte. Buonanotte. E buon inizio di giornata per domani. Sì, grazie anche a lei. Arrivederla. Arrivederci. Ah, lo stipendio. Chi? Buono lo stipendio. E ancora con la detective, sì, ancora con la detective da darle. Ma da detective ancora? Eh sì, ma quello diviene di 17. Ah, il Cazzando, date lo stipendio, vieni giù. Devi depositarlo. Ok, a posto, grazie mille. Dopo vado, dopo vado. Dove stai? Buonanotte. Sotto, vieni giù. Giù? Sì, al bancomat. Giù. Si identifichi. Mi è il bancomat di sotto. Sono sergente, Mark Brody. È qua, vado, okay, e siete tutti biondi. Ma che... Ma vedi che sono tutto rasato. Come se... Ah, allora ci vedo male io. Tieni, depositalo. Deposita $10,000. Quanto hai tu in banca attualmente? In banca c'ho $681,000. Quanto? 681,000. 300? 600. 600? Sì. Ma sono i soldi degli stipendi più quelli per gli informatori e quello delle tasse. Ah. Io ho 182,000. Madonna. Vabbè. Non spendo più per niente. E te che dura live e torno, il secondo solo. Suono disattivato. Bene ragazzi, vi ringrazio tutto per la visione, vi ringrazio per essere con me. Vi saluto, ci vediamo domani. E buonanotte a tutti, a domani.